Bentornati cari amici di Radio Speranza ad una nuova puntata di Benedetta tra le righe, che torna oggi con un nuovo approfondimento monografico sulla figura di un autore contemporaneo di fama veramente mondiale. E si tratta, io ho scelto proprio un autore bestseller, il cui nome per molti lettori è una vera e propria garanzia, perché è uno di quegli autori che probabilmente in molti leggerebbero anche se, come si suol dire, pubblicassero la lista della spesa. Questo autore ha sfondato nel genere fantasy e horror per lo più, e molti dei suoi lavori hanno anche trovato poi spazio, pensate, sul grande schermo, dietro la direzione di registi anche di un certo calibro. Quindi andiamo oggi a conoscere L'uomo e il mito di Stephen King. King è un autore americano di Portland, classe 47, e sin dai primi anni a scuola si è distinto proprio per il suo talento letterario e davvero una grande immaginazione, che con il tempo lo ha portato proprio a pubblicare racconti direttamente sulle riviste, inizialmente pensate al solo scopo di sbarcare il lunario, perché lui aveva comunque la possibilità di insegnare, ma per arrotondare scriveva e pubblicava sulle riviste. Il suo primo vero romanzo è stato pubblicato nel 1974 ed è famosissimo, si tratta di Carrie. Carrie è un'opera altamente significativa nella carriera di Stephen King, perché è la storia di una ragazzina introversa dotata di un potere sovrannaturale che, dopo anni di emarginazione a scuola e di severissime punizioni a casa, esplode di rabbia e, fra le altre cose, scatena un grandissimo incendio in città. Questo romanzo nella carriera di King è veramente significativo, principalmente per ben due motivi. Intanto Stephen King non ha avuto un'infanzia semplice, quindi molti dei suoi lavori riflettono questa sua esperienza e raccontano spesso e volentieri il mondo dei bambini, la loro testa, il loro modo di ragionare, ma soprattutto il loro modo di sentire, tanto che per questa sua capacità di indagare il mondo infantile è stato, pensate, anche paragonato a Dickens. Lui in realtà non ci si rivede moltissimo, ha fatto sapere, però che dire, i suoi lettori, i suoi studiosi hanno ravvisato proprio questa caratteristica in comune con Dickens, che in effetti non è assolutamente invisibile, anzi è veramente molto molto presente. Inoltre, avendo avuto da bambino alcuni traumi, molti li ha spesso anche raccontati e, ripeto, veramente si riflettono spesso nelle sue storie, sono spesso anche all'interno dei suoi personaggi. Pensate che, per esempio, per farvi capire anche un po' che tipo di trauma ha potuto vivere questo giovane Stephen King, da bambino, all'età di 4 anni, assistette alla morte di un amichetto della sua stessa età, che era stato falciato via praticamente dai binari della ferrovia. Quindi lui racconta di essere tornato a casa correndo, ma racconta anche di non ricordare assolutamente nulla di questo incidente, di questo evento. Eppure è stato un trauma particolarmente forte che gli ha ispirato, per esempio, ecco, la presenza proprio di situazioni drammatiche nell'infanzia dei suoi personaggi. Anche un po' freudiano, diciamo, questo suo modo di pensare, molto, molto psicologico, perché comunque anche nei suoi personaggi si riflette spesso questa sfera psicologica traumatica. Si riscontrano spesso dei disturbi gravi a livello psicopatologico, che poi portano i suoi personaggi a compiere azioni delittuose, e, eccetera eccetera. Insomma, il pezzo forte di Stephen King è conosciuto da tutti.
E tra l'altro il suo rapporto con il padre era molto burrascoso, molto molto difficile, e anche questo è un tema che verrà costantemente ripreso all'interno dei suoi romanzi. Non solo il difficile rapporto padre-figlio, ma la difficile comunicazione tra adulti e bambini. Il secondo motivo è legato al genere a cui Kerry appartiene, quindi questo horror fantascientifico, questi tratti soprannaturali che animano il romanzo Kerry e che poi saranno presenti in tutti i romanzi di Stephen King, perché proprio il suo genere prediletto e tornerà continuamente nei suoi lavori futuri, e questa combinazione di horror e soprannaturale che veramente rende i suoi personaggi assolutamente indimenticabili. Insomma, nel 1974, con questo romanzo, con Kerry, King si dà una direzione vera e propria, e pensate che è una direzione che lui ha sposato e che percorrerà per tutti i suoi lavori futuri, per tutta la sua carriera. Sì, chiaramente non si è limitato a scrivere romanzi dell'orrore con questi tratti di fantascienza, ma cioè di fantasy, si è anche cimentato in altri generi. I suoi racconti ne sono veramente un esempio, ma questo elemento soprannaturale, questo elemento favolistico comunque rimane sempre, perché in fin dei conti King non si è mai veramente distaccato da questo suo genere. Chissà che non lo faccia in futuro, non sperimenti in futuro qualche altra tipologia di romanzo, di racconto, ma per il momento noi l'abbiamo conosciuto così e lo amiamo così. Pensate che all'attivo ha qualcosa come 80 opere, voglio dire, una carriera veramente ricca, e questo lo rende particolarmente bravo, perché non è ripetitivo. Io sfido veramente chiunque a scrivere tantissime opere, ma come tantissime canzoni, a dipingere tantissimi quadri e a non risultare ripetitivo. Questa è la grande caratteristica dei grandi maestri, che hanno sicuramente sempre qualcosa da insegnarci e soprattutto che non invecchiano mai. Ma adesso ci fermiamo per qualche minuto per la nostra consueta pausa musicale. Rimanete però sintonizzati su Radio Speranza. Things then change.
Eccoci, bentornati a Benedetta tra le righe. Sfumiamo su questa canzone degli Europe che si intitola proprio Carrie, chissà, magari ispirata a questo personaggio del mondo di Stephen King, protagonista del suo romanzo d'esordio. Allora, questa puntata è proprio dedicata a questo autore di fama mondiale che è appunto Stephen King. Abbiamo parlato un po' del suo avvio, della sua carriera, abbiamo parlato proprio di questo romanzo, Carrie, che nel 1974 è stato pubblicato come primo romanzo dell'autore protagonista di oggi, che in realtà non aveva riscosso successo proprio all'inizio. Ci sono voluti diversi anni perché decollasse. Addirittura qualcuno ha notato proprio la differenza di edizione. Una volta pubblicato in edizione rigida, non aveva riscosso grande successo, ma subito dopo, qualche edizione dopo, pubblicato in versione economica, invece è stato più apprezzato perché è proprio decollato. Ma chissà se anche alle volte queste dinamiche editoriali possano un po' influire sulla carriera e sulla fama di alcuni autori. Ma torniamo a noi. Pensate che Stephen King era solito buttare giù idee, costruire le sue storie durante la notte, quando non riusciva a dormire. E fra le tante storie, alcune sono raccolte in volumi proprio predisposti alle raccolte di racconti che appunto lui aveva costruito in queste ore notturne d'insonnia. Ma una di queste opere è tra le più famose, è nata proprio durante la notte. Ed è stata, ha avuto una grande spinta, la sua fama ha avuto una grande spinta anche per la sua drammatica trasposizione cinematografica del 1999 con la grande interpretazione di uno degli attori di grido dell'epoca, che era Tom Hanks. E sto parlando di un romanzo uscito nel 1996 che si intitola Il Miglio Verde. Molti di voi conosceranno sicuramente il film, appunto con Tom Hanks, probabilmente conosceranno meno il romanzo, ma Il Miglio Verde uno di quei romanzi che non possono essere considerati del genere horror, uno fra i pochi tra l'altro appunto di Stephen King, perché appartiene al genere fantasy, esclusivamente al genere fantasy. Questa denominazione gliela possiamo attribuire grazie al fatto che il protagonista, il gigante buono John Coffey, ha il potere di curare, di guarire le persone dai mali che le affliggono. La lotta tra il bene e il male nei romanzi di King è costantemente presente, ma non è mai una lotta alla pari, e questo forse nel Miglio Verde è ancora più visibile, ma fondamentalmente anche in Carrie, visto che sono poi i due romanzi di cui parliamo oggi. In questo caso, infatti, essere buoni sia nel Miglio Verde che in Carrie non scongiura mai le catastrofi della vita. Insomma, nella visione di King, l'essere umano è ricco di complessità, e l'unico modo che King ha per dimostrarcelo è proprio mettere i suoi personaggi di fronte al fatto compiuto e lasciare che le loro azioni, le loro reazioni parlino da sole.
Il caso del Miglio Verde, dicevo prima, è veramente indicativo di questa, di questo suo modo di sentire, del modo di sentire di King, perché Coffey, appunto un uomo di colore alto 2 metri, comunque enorme, ma nel suo modo di fare molto ingenuo, sa, pensate, a malapena scrivere e leggere il suo nome. Ecco, Coffey non oppone resistenza di fronte ad una condanna ingiusta, perché in fondo, dopo aver curato le persone dai mali che li affliggevano, soprattutto li affliggevano lo spirito, Coffey si è come reso conto che in fondo, ecco, anche nella sua ingenuità, lui è stato comunque capace di rendersi conto che in fondo il mondo sarà sempre marcio e quindi è inutile combattere per la propria libertà, inutile combattere per la giustizia in questo caso, se ormai si è già di fronte a questo fatto compiuto. Ormai per i più lui è colpevole, anzi ormai lui è un capro espiatorio, un semplice capro espiatorio. Bisogna condannare qualcuno e allora condanniamo lui per, tra l'altro, un milione di ragioni che ora io non starò qui a sciorinare proprio perché ci porterebbero via tantissimo tempo. Questa è una storia, un romanzo molto dettagliato in cui c'è veramente tantissimo da dire, come del resto tutti i romanzi di Stephen King. E della sua mente geniale, c'è anche questo da dire. Ma se voi siete ancora curiosi di scoprire qualcosa in più sulla sua vita privata e soprattutto sulla sua carriera di autore, da grande scrittore, da grande mente qual è, Stephen King ha anche scritto, ha anche partorito un'autobiografia, che tra l'altro può anche essere letta, diciamo così, come un manuale per scrittori. Questo libro si intitola On Writing, autobiografia di un mestiere, dove on writing in inglese significa proprio sulla scrittura, circa la scrittura. Ed è un libro, ecco, King non ha mai nascosto di essere, che la sua vita è intrinsecamente legata al suo lavoro, al suo mestiere. E quindi non poteva, strappare l'uno dall'altro, non poteva scrivere un'autobiografia della sua vita senza accompagnarla ai lavori che naturalmente lo hanno consacrato come grande autore di fama mondiale. E vi dicevo anche che può essere letto come un manuale per scrittori, perché King, in base alla sua esperienza, riesce a dare, a veicolare anche dei consigli di scrittura. Ed è un libro veramente molto carino, molto interessante, perché è confidenziale, è proprio come una chiacchierata tra un autore e i suoi lettori, in cui questo autore racconta proprio anche la genesi di alcuni libri, di alcune storie, e va a scavare nella profondità della sua, del suo sentire e della sua creatività. Quindi non si pone assolutamente come un docente, con l'aura, no, da docente, ma come un amico che dà davvero dei consigli. E tra l'altro io voglio proprio chiudere con un suo consiglio, con le sue parole. Sapete qual è, secondo King, il modo migliore per diventare scrittore? Ve lo leggo con le sue parole. Se vuoi diventare uno scrittore, devi fare 2 cose soprattutto: leggere molto e scrivere molto. Insomma, detto da uno che ha scritto appunto 80 opere, forse di più, perché magari nel suo cassetto e nella sua testa ha elaborato tantissime altre cose, questo è davvero un consiglio geniale, insomma, in una rubrica in cui trovano spazio anche questi consigli per gli autori emergenti. Io veramente mi sento di dirvi di seguire i consigli di Stephen King, di leggere molto, perché leggere aiuta tantissimo a capire le dinamiche che costruiscono una storia, e a scrivere molto, perché scrivere aiuta proprio a mettere in pratica quello che si è letto e quello che si è imparato.
come ecco, anche oggi abbiamo raggiunto il termine della nostra puntata di Benedetta tra le righe. Io spero di avervi incuriosito a cercare qualcosa in più su questo autore. Se non l'avete mai letto, vi consiglio di approcciarvi a questo autore, anche se magari non è proprio il vostro genere, come assolutamente non è il mio, ma scoprirete davvero grandissimi insegnamenti. È davvero un grandissimo autore che vale proprio la pena di leggere. E con questo è tutto, io vi saluto, vi lascio con la programmazione di Radio Speranza in Blu e vi do come sempre appuntamento con Benedetta tra le righe fra 2 settimane. Ciao e grazie.